Super che io della quarta tappa. Conosciamoli meglio, nome e città di provenienza. Pasquale Caserta. Marco Milacic. Salvatore da Napoli. Pasan Hasimovic. Enrico Torino. Enzo da Parma. Claudio Bologna. Alvigi Dervish. In bocca al lupo a tutti e vinca il migliore. Andiamo a vedere chi vincerà il Super Che Io. Buongiorno, diciamo buongiorno che mi sembra la parola più adatta. Siamo qua in diretta per il tavolo televisivo e finale del Super Che Io. Vi ho portato due ospiti che adesso si autopresenteranno. Prego, identificatevi al microfono. Ciao, buonanotte, sono Max Forti, qualcuno probabilmente mi conosce, sono ancora in piedi anche perché sono passato al day 3. Esatto, qualificata al day 3 domani, quindi adesso farà una cappatina, poi andrà a Speriamo riposarsi. che domani commenti qualcuno. Domani potresti essere come Magari dal mio non ti piccolo potrai ricordo. autocommentare, ma potresti essere commentato da questo signore col cappello che sicuramente domani verrà qua ad aiutarci. E poi altro ospite. Io sono Paolo Pacciani, invece sono fuori da tutto, Fuori da tu, fuori di fuori dal casa. main, fuori di casa, fuori Fuori dal caffè, non ha quote, Non hai niente. Però sono titolato a commentare in quanto giornalista professionista, Esatto, quindi quindi. abbiamo anche fortunatamente due spalle momentaneamente, perché se ero da solo era abbastanza difficoltoso. Intanto qua, Iaquinangelo, pronti via da Bottone, ha aperto un 7 e un 5 a fiori. Vogliamo dire che la cosa divertente di questo torneo comunque sono le taglie da 100 euro. Taglia 100 euro che sono, diciamo, golose all'appetito del giocatore e creano a volte degli spot un po', diciamo, le prime battute, gli spot un po' bizzarri. Sono passato tra i tavoli, ho visto cose che voi umani non potete neanche immaginare, però è il bello. Io già che questo è il vecchio bounty, il classico bounty Classico. che a me non dispiace. Poi ci sono altre tipologie di bounty Che va di che moda stanno adesso. venendo fuori adesso, che io non dico la mia perché io sono uno di quelli contrari, però chissà. Al mystery. Tu sei contrario al mystery. Una bestia, un dolore al petto che tu non puoi capire. Andare a pescare in lotteria. Non c'è meritocrazia. Cioè, da un lato è divertente, dici, ma diciamo che uno pesca una busta, magari vince più del primo. Diciamo che non lo so. Tanto vediamo il buon Enrico che è partito abbastanza bene, da belle carte, ha visto. Iaquinangelo 7-2 passa a cutoff, Bottone Asimovic che è un giocatore molto brillante, l'ho visto più volte, però sto già apre anche il Jack e 5, beh, con questo stack. Beh, che era brillante lo sapevo, però non mi aspettavo questo open. Di bello passa dama 3 da SB e Alvisi, attenzione qua, Cappadama. K-Dama S qua, a difesa e basta. Aia, perché non tre Ha vecchia? callato e basta. Qua lo devo mettere ai resti. È confidente col flop. È confine con l'allegria, Sai già allegria. cos'è? Topper, kicker dama, Adesso lo bello. fa Qua. bluffare. Questo qua andrà in continuation. Continuation, qua. Ho paura che stia Infatti. risando. No, ha bettato 30. No, ha fatto 30 Simovic e ha risato al Sì. viso. E lo fa snap foldare, quindi Ah, io sono collare. tentativo di Tutto qua. furto con scasso, riuscito male per Asimovic che scende a 8 BB e Alvisi sale a 820.000. I blind sono 10.000-30.000. Qua adesso io cerco di dare il mio parere. Qua avrei giocato diversamente dal Visi, avrei fatto già scall per cercare di fare tuffare Asimovic, anche perché queste sides, un buio al flop ultimamente, che sembra che uno voglia rappresentare chissà cosa, ma spesso sono aria. Però comunque Alvisi chip leader abbastanza indiscusso, 820.000 per lui. Alvisi membro dei Golden Boys, Golden Boys che oggi sono stati, diciamo, un po' calpestati. Ho visto Migliorini capitano uscito con KK contro AsuK, però la Monica ha fatto un bel ITM. Attenzione a Mosca qua, i5 da più 2, mi Si sa metterà resti. che Non è ne quotato. approfitto per raccontare che Enrico sta
mettendo in piedi un corso. Sì, esatto. Che verrà probabilmente pubblicato per maggio, crediamo, per l'arrivo delle USOP. E quindi in bocca al lupo anche per questa nuova avventura, per questo corso che sta pubblicando. E adesso vediamo i 5 se gli portano bene o no. Vediamo, sembra di sì, perché hanno foldato tutti. Hanno foldato tutti, boccata d'ossigeno, 10 BB, un po' meglio di prima, però sì. Sì, in un colpo da penultimo. Da penultimo è arrivato qua, adesso... Le stack sono talmente... Sì, perché? Perché motivazione, ovviamente, discorso side event, la struttura comunque è una buona struttura per un side event. Il problema comunque sono state delle fasi di stallo, mi è sembrato di vedere dall'altra parte della poker room su... Sono rimasti tipo in 9 per due livelli, anche questo causa poi questa situazione qua. Perché... Ma è giusto che sia così, ma si sì, può pretendere non che si tutti può, i tornei siano giocati. Bravissimo, parole sante. Anzi, ho sentito anche qualcuno che diceva che il main a un certo punto con 38 bui di average era collassato. Ho detto vabbè, ho detto ragazzi, vi spiego un segreto, se ci fossero 70 bui di average il torneo collasserebbe più tardi, perché nessuno esce, perché sta lì a chiacchierare, c'hanno tutti un sacco di chip e nessuno si giocherà un colpo. Ecco qua, Asimovic si giocherà i resti. Di solito dalle nostre parti diciamo i soldi, ma non è bello da dire, quindi diciamo si gioca i resti con Asso Jack S. Vediamo se incrocia. Alvisi no. Passerà. Abbiamo ancora belli. Small buy. Belli 8 e 2 passa. Niente. Rimane liscio. Faenza con 5 e 2 che passa. Liscio. Asimovic liscio. Vedi, anche vedi. Torna quarto Asimovic, pari a Mosca, diciamo, rimangono di belli di bello e Faenza, i trash stack con 5x, che mi sa che ora che devono trovare uno spot per metterle, perché... 4 blind, anche 4 blind sono pochetti, anche per i più bravi in Europa, 4 blind. Niente, quindi domani ragazzi tenetevi svegli, pronti, lasciate come dico sempre le vostre mogli nello sgabuzzino, chiudetele, legatele, bendatele, imbavagliatele, non fatevi disturbare, perché domani ci sarà il tavolo finale del main, tavolo finale televisivo sempre a 8 giocatori, direi che secondo me per le 17-18 dovremmo essere operativi, massimo 19, l'orario è quello circa, occhio e croce, vedremo un po'. E qua il buon Salvatore con i jack. Abbiamo anche margine per fare un 60-70 mila. Per farci fare il resto dagli short. Noi tifiamo per un incrocio. Per velocizzare le pratiche. Beh sì, divertimento e velocizzare. Eccolo qua, belli 10, culerato. Tra l'altro è più corto, quindi non può fare. Culerato con i 10 qua. Peccato. Che peccato, magari casca un 10. Speriamo che caschi il 10. Dico perché sono interessato, perché è un mio amico, è e di c'hai Parma. Quindi parti subito? Aspettiamo. È di Parma, avrai degli interessi economici, quindi spererai in un 10, asso dama 4, 11% per lui. Niente, 2 10 nel mazzo, vediamo. Niente da fare, quindi belli si viene eliminato. Ah, è vero, quindi veloce hai fatto. Niente a fare. È stato un commento rapido. Vi assisterò domani, dai, vi guarderò domani, da spettatore, sperando di trovare Max. Ce lo auguriamo tutti. E andiamo. Non sono scaramantico. Ciao. Ciao, buon ritorno nella fredda Parma, che adesso è ancora freddo. Allora, abbiamo anche il cambio deal, quindi Iaquinangelo, giocatore partenopeo, vola 710. Alvisi rimane CL, Milac 590, Simovic, Mosca, Faenza e Di Bello. Quindi uno dei tre short si è abbandonato. 10.000, 30.000 blind. Ore 3.03. Ah, è vero che c'è anche il discorso di lei. Di lei che commenti di YouTube. Noi abbiamo il discorso di lei, quindi li vediamo dopo. Non c'è come la live su Facebook. È diverso, però. Sono gusti, diciamo. Io preferisco sempre l'altra... format. Però è bello se curare il canale YouTube. Canale YouTube Poker Italia TV, ragazzi, quindi mettete like, che vado su a finire, vediamo, sì, se servo chiamate. Quindi 7 left, ragazzi. L'incrocio c'è stato, chiamato, ce ne vorrebbe un altro. Sì, per far 6 left. Uno a mano.
per fare un TV di 25 minuti. Ma sarebbe, non voglio gufare nessuno, non mi permetterei, però sarebbe un sogno. Asso 9. Asso 9 da OTG di Aquinangelo, è disciplinatissimo. Passerà. Asimo 5-4 passa. Qua basterebbe jack alto qua, ma non lo sappiamo. Alvisi dama alta, via. Abbiamo... e Faenza, eccoci là. Qua Faenza. Il buon Claudio Faenza da Bologna, vediamo. Persona modo, sì, è bello averlo al tavolo. Educatissimo, bellissima persona. Harry 9-7, via. Per ora, niente, BBR, quindi no. Niente da fare, quindi Claudio risale a 2-3. Faenza, ce ne fossero dei Faenza. Assolutamente. Educatissimo, persona per bene. Gioca tanti tornei. Proprio, sì. Sai, quei classici giocatori che si sono avvicinati... Non so se tanto che gioca live, però... saranno penso 3-4 anni, si è appassionato, gira, fa comunque i circuiti roba in tipo come questo, altri, gioca, fa il suo nei club, ogni tanto arriva anche nei club, ovviamente non è il bleffatore di turno, no vabbè, però l'ho visto anche qualche volta, qualche qualche srubacchiato ormai nel 2024 li fanno tutti ormai. Però se non mettiamo il mago Merlino dalle carte... qua ci vorrebbe qualche Asso 2, attenzione, vabbè, BBB, probabilmente lui la mette più facile, poi ovviamente piccolo su grande. Tutto standard, li si rimette a 300, 10 BB che ho paura che a breve diventeranno meno, perché mi sembrava che mancassero una quindicina di minuti allo start, quindi ormai ci siamo al 20-40. Il 20-40 è una bella mazzata per quasi tutti gli ultimi 4. Non sappiamo le taglie dei giocatori, giusto? Le taglie non le sappiamo, no. Ho visto, vabbè, Enrico ce l'ha sul tavolo, ne ha fatte un po'. Ho visto che c'è questa la famosissima chip da 100 del Perla, ne avrà fatte 7-8, mi sa. Molto bene, visto che io sono al 50. Ma allora, diciamo, allora. Andiamo di lusso. Champagnone. Infatti sono qua perché sì, vengo pagato. Per interessi economici, puramente economici. Se no eri già dormito, stavi già russando. Ci sta. Di bello passa da UTG. Non sappiamo le sue carte perché le hanno... Sono un po' troppo veloci. Oh, attenzione! E Claudio c'è qua. Parente di Maenza, vittorioso delle... Ci sta una... un po' di finta non proprio così istantaneo. Harry qua, niente, vediamo Salvatore da Small, basta niente, poco, però, per il momento. E Asimovic qua mette con, queste non dovrebbe mettere, vabbè, avrebbe preferito un call Faenza, però, certamente, a quest'ora, purtroppo con le dinamiche push or fold, sì, qua è tutta tabellina, qua abbiamo Enrico che, abbastanza favorito su questo discorso. Beh, comunque anche Salvatore e Aquinangelo. Ma sono tutti comunque giocatori. Adesso e Aquinangelo. Adesso... Alvisi comunque arriva spesso. Arriva spesso. Sì, probabilmente sui range di push delle posizioni, magari vabbè, un pelino più largo sarà sicuro il buon Dervis. Però anche gli Aquinangelo. Ammetto che non lo conosco. A forza di vederlo nelle... 8-8. Ecco, 8-8 da UTG qua. Lui può aprire perché ha lo stack per farlo, certo. Quindi può poi rivalutare. Esatto, anche se qua le ma qua fai fatica a passarla. Beh, dipende, se detto che se ti pusha un 250 metti sempre, voglio dire. Sì, dico gli altri, diciamo, a parte Milacic che può passarlo, tipo i 4, i 3, i 5, che ha 500 erotti, qua tutti gli altri... Però non vedo niente non di che... il BB è praticamente committed, BB... Non sappiamo le Non si è scordato di mettere le carte nel lettore. Non so cosa abbia. Io sarei curioso. Qua bisogna mettere quasi ATC. Due bui. Adesso paga 10. Paga 10, ma con 2. Non so cosa abbia passato. È rispettoso fino in fondo. Ci sono quelli che si mettono. Se tengono anche uno. E ci sta. Anche uno, ho visto anche scene, vabbè, non voglio far nomi perché ovviamente non ci starà seguendo, un giocatore lì dalle mie parti, che da UTG aveva un buio, e è passato K3,
E poi dopo, no, dopo ha detto K3S da UTG, aspetto la mano dopo. Beh, la mano dopo che pagherai Ant, che giochi per le tue Ant. Ha fatto una scelta, infatti. Lì bisogna giocare quasi tutto. Faenza niente con Lebranzo, Milicic che le mette nel modo sbagliato, già visto, già la quarta volta. Chip leader per gran parte del side, ha vinto tutto. Ho visto, ha fatto una piazza pulita due o tre volte, ha preso le chip di tutti. Attenzione a Enrico qua. Enrico qui che è il più... Che ci ha giocato al tavolo tutto il giorno. Sì. E nessuno qua... neanche dalla regia sa cosa passa, giusto, perché qui passa, ma il ragionamento c'era, il ragionamento giusto c'era. E Di Bello? Di Bello non sappiamo cosa avesse, però non gli piacevano da giocarsi quei due buie rotti. Alvisi passa. Adesso c'è un giro per guardare con 60. Sì, me l'ha guardata molto, molto stretta qua. Qua c'è poco da guardare. Giro veloce. Qua è come sulla nave quando c'è il mare in tempesta, che vuoi andare sulla balconata a vedere, ma è meglio che star dentro. Qua Di Bello deve cercare di metterla in fretta. Alvisi sempre CL, Milicic, Aquinangelo, Faenza, Mosca, Simovic, Di Bello, 7 left. E comunque Di Bello verrà chiamato... certamente Di Bello, secondo me triple up. Questo farebbe male alla nostra per alla tempistica, alla tempistica. Tempistica, io ho paura di me stesso se questo tavolo dovesse finire over 5. Milicic... No, Milicic le mette male, infatti adesso lo scrivo anche alla regia. Mosca le mette peggio perché non si vede. Asso 4. Qui a quest'ora su 4 dai jack si fa 60. Quello sta qua. Apre per passare. Dama 3. Simovic passa. Di Bello si è dimenticato che ha il TV. Ah no, si vede un K5. Attenzione al Visi qua. K-Jack difende tutta la vita. Eh sì. Qua potrebbe esserci uno scontro importante. Conto tra due di più di. Speriamo in un bel flop un po' incasinato. Sì, tipo monotono cuori. Quello monotono cuori è... Un po' di stack ce l'hanno. Check, bet, ci betti Aquinangelo piccola. 45-50, no, checkato. Sì, effettivamente non è un bel flop questo. Sì. Ma il tar, se check ancora. Adesso betta al Visi. No, non me l'aspetto questo. No? Consegnato alla legge qua. E lo c'è conservativo io con Angelo. Ma qua il Visi c'ha. Il Visi c'ha la marcia in più. No, bussa anche lì, vabbè, check. Gira K-Jack. E qua Aquinangelo al turn un buio e mezzo avrei fatto, La cibetta non la fa che non sul doppio check di Alvisi più debolezza di così. Poi dopo per forza arriva, devi cercare. Ma... Era quasi scontato un capo già che arriva. Sul giro di check, doppio check, esce sempre. Comunque Alvisi zitto zitto, quieto quieto, 32x. In questo tavolo sono un miliardo. Domina. 32x seguono gli altri. Aquinangelo ha perso poi due bui qua, anche se questo piatto era più bello per lui vincerlo che perderlo. Fammi vedere se è partita su YouTube. Come ricordo sempre nei tavoli che commento, ovviamente c'è una delay di 15 minuti per preservare Mosca da UTG, non ce le fa vedere. D'altronde vuole che compri il corso. Se quindi dice, ma adesso, che c'avevi? Non ve lo dico. Se vedi tutto adesso. Allora... K-Dama, le metteremo? Beh, spero di sì. Le abbiamo messe. Sul fold abbandonavo la raccomando. Siamo per favore piccole e grandi, non guardarle e metterle? Faenza può ancora passare. Milicic, no, le guardiamo Milicic. Ma
credo che le vedremo tutti, dai, non può passare. Ah, sul fold io potrei... Ah, sul fold staccavo la wifi. No, stacco la wifi. Non... K-dama versus... Come è su dama? No, ma come è su dama? Come... Ma non è vero. E c'è anche il bounty. C'è anche il bounty da 100 qua, Milacic, con la bava alla bocca. Questo centino qua, ce lo giochiamo all'84%. Sì, 8-2-7. Un pick per... Ah, c'è proprio un out, no, c'è proprio un out secca. Un K di fiori nel mazzo. Solo il K ti darà? Niente, ti dà niente. Non è out. C'era un out, perché hanno fallato due re, è vero. Fallato K5 SB e un altro fallato un re. Di bello qua era veramente condannato. Poverino, atteso. La mano. Condannato al televoto del reality proprio, non c'era salvezza. E Milacic, zitto zitto, si prende un'altra taglia da 100. Quanti rimaniamo? 6, come i nani, quasi come i nani, che erano 7, però uno è caduto in battaglia, 6 left. Max. Six Max, ragazzi. Six Max bisogna giocare aggressivo. Il range. Ragazzi, qua domani c'è gente che chi deve giocare, chi deve commentare, forza, dai. Allora, su perché io... E si va, nuova mano. Ah, c'è so che... Perfetto. Tra l'altro c'è anche una coppa, E c'è il trofeo, c'è chi per i trofei rifiuta i soldi. Appunto, quindi... C'è chi, ho saputo anche di uno degli ultimi eventi che c'è stato qua a Nova, che... Uno non ha preso il trofeo perché diceva che non sapeva come portarlo a casa in treno e alla fine si è fatto dare 50 euro in più era per 50, ma boh, a me il trofeo non, cioè, mi piacerebbe, è anche una soddisfazione, ma bravo, te lo metti in casa da qualche parte. Qua abbiamo Mosca che da BB. Ma Alvisini non sappiamo. Alvisi non sappiamo cosa abbia. Enrico sta passa. Passa, avrà avuto veramente viene poco. Viene palleggiato Enrico, no, a parte le battute. Palleggiato da Alvisi, io diciamo. È stato palleggiato da Alvisi. Allora, la live a posto. Ok, allora Alvisi over 1 milione, zitto zitto, chissà se a momenti il Golden Boys l'average del tavolo dovrebbero anche aumentare i blind ormai, cioè 20-40 direi che ormai ci siamo. Erano livelli da 25 qua. 25, sì. Asso 3, qua tutto buono per pushare. Sì, guarda. Poi si aumentano i blind veramente entro pochissimi minuti qua da UTG. Un po' azzardato, ma... ci sta, ricordiamoci. Se 8 bui, se 8 bui fai passare tante... Fai chi passare ha coraggio adesso fa tante cifre, sì. In breve. Fai passare anche meglio di Asso 3 a farlo lì da UTG qua. Vediamo se riusciamo a vedere finalmente le carte. Niente, Milacic ha deciso che per lui non è un TV table. Card dead per ora Enrico. Enrico, poca roba. Iaquin Angelo passa 10-5. No, come ha girato un 3? Mostra il 3 per beffeggiare e farsi tirare addosso. Perché ha girato il 3? No, non si può girare il 3. Ricordando che... Vabbè che... O c'ha 3-3 o c'ha brasso 3. Mosca, oh, bella questa notizia. È in fondo alla classifica. In fondo... vedi, 20-40 adesso. Cinque bui, due faenza dovranno presto... Stanno ricollegando l'auricolare del dealer che non sentiva la regia. Mi hanno appena comunicato. Ok, a posto, risolvo sta cosa. Non c'è, non c'è, non c'è. Ma no, stavi dicendo che
Direct not certo, no? Ok, stanno risolvendo il discorso dell'auricolare. E direi anche quello di mettere le carte. Sì, gliel'hanno già detto diverse volte, si vede che si rifiuta. Non ha voglia. Non ha firmato la liberatoria per apparire nelle telecamere e far apparire le mani che gioca. Ok, problema all'auricolare risolto, tutto live. Nel frattempo hanno preparato il mazzetto, no. Quindi avremo un incrocio certamente. Io gli darei un mazzo tutti assi, che le spillano di concerto. Guardate questa. C'ho due assi, gira rega tutti con gli assi. Perché succederà qualcosa. No, secondo me no. Incrocio? Cioè mi augurerei un cooler di quelli proprio incredibili. Poi con quelle unghie lì un po' che te la... Queste sono le unghie della Sara. Sono le unghie proprio che si conoscono facilmente. C'è uno dei finalisti che sta fischiettando serenamente. Non penso sia Harry, con 5 bui. Neanche Faenza. Ma è Alvisi, sai che Alvisi gli piace fischiettare al tavolo. Sa che, visto lo stack da 1.020.000, direi che è proprio lui. Sta bullando. Sì. Foma strepitosa, asso 5, qua lo apriamo, 80, bravo, vai, no. Bravo Der, bravo. Facciamo sentire la pressione qua. 80, mini raise. Milacic, niente, non volevo far vedere. È l'unico che non può essere chiamato. Però Milacic con queste, non facendoci vedere le carte, era disperato. E qui in Angelo passa SB, mi piace. Diciamo che Uncontest vince. Niente, mi hanno comunicato che hanno spiegato specificatamente, anche con la traduzione, infatti sentivo parlare in sloveno. In giapponese? Giapponese, in stretto. Senegalese stretto. Mandarino senegalese stretto. Hanno spiegato al buon Milacic come metterle, ma sembra che proprio... Beh, vedremo prima o poi uno showdown. Ah sì, prima o poi è come prima, che va a showdown, l'abbiamo scoperto. Allora abbiamo Faenza, Mosca e Asimovic boccheggianti con 230.000 chip. Alvisi che oramai è diventato veramente mattatore assoluto. E vabbè, Milacic e Iaquin Angelo lì dietro le quinte in attesa. Faenza nulla, niente, no, non... niente, niente. E via, Enrico si va. Più bella di questa è difficile vederla. Iaquin Angelo, Jack 9, via. Abbiamo due posizioni. Andiamo a Simovic, SB. Qua chiama. Qua chiamerà, dai. E c'è grande probabilità di split, ovviamente. Sì. Però vedremo. Non si può passare questo. Sono suited, quindi. 5 bui, non si può passare. Tra l'altro, no. Gran fold. No. Per Enrico. Gran fold per Enrico. Non si sa mai, lui vince. No, 5 bui, non si può passare su 5. Suited. No, ma anche off non si può passare 5 bui in sta situazione. Poi boh, adesso dirà son bottone, dopo son cut off, prova still. No, ma anche perché poi Enrico che forse è il più aperto di tutti, più ma sì, Harry qua showa Jack 10S, anche Jack 10 off showa qua. Quindi... anche 9 10S, dama 10, dama 9, ne showa tante qua Harry con 5 bui, perché prima che di vedere altre mani migliori fai fatica. Quindi qua che il giro è veloce, Sono in 6, asso 5 a piche, qua non cioè adesso io non posso essere cattivo però tecnicamente, se parliamo di tecnicismi, non si può foldare questo, poi sono scelta. Magari avrà ragione lui, lo vedremo. Sicuramente succederà un incrocio strano che tipo adesso è la belle, guarda. No. Magari... di solito quando fai questa cosa qua dopo c'è il 10-10 qua. Però Milacic che ha deciso di non farcele vedere, ha aperto, no, Faenza c'è. Adesso, come va? Ma è successo qualcosa. Se sì. L'UTG rimane ancora... Milacic... non è aperto? Sì, è aperto. Ha fatto 80. Qua. Come fa a passare? Chiesto quant'è la differenza. 100. Sono due bui, non può passare. Vediamo se il buon Faenza...
È obbligato a farci le carte. Sto giro Milicic, amico, amico mio, ce le fai vedere. KK, cosa abbiamo aperto? OTG, le papere, ecco. Io posso fare il tifo per Faenza, anche se certo, vuoi andare a dormire. Non è cattiveria per Milicic, che mi perdoni. Io anch'io faccio il tifo per Claudio. 10-5-4, c'è un qualche strana redraw di picche di scala, niente. Solo due out per Milicic. Niente da fare, il buon Faenza. Risale la china, 440, 1.625.20. Questa è una bella boccata ossigeno. Per comunque Faenza al tavolo, questo è 10 mani, gli assi K, Non sfortunato. Difficile, io sono un po' di tempo che non... Risale a 11x, Milicic ci rimane sempre secondo, però si assottiglia la forbice tra il secondo e il quarto, il quinto. Ah beh, anche Harry comunque col resto di prima ha preso un po' di ossigeno, poco, molto poco. Rimane Asimovic che ha deciso di passare con l'asso 5 a picche sperando di vedere cose più belle. Vediamo se verrà premiato dalla dea bendata, ma con 5x qua bisogna darsi una bella mossa. Vabbè, 9-6 OTG è un fold. Gli Aquinangelo passa, Simovic, vedi dopo cosa succede, che vedi poi degli anni dei mondiali, 8-2. Faenza non ripete. Faenza non ha i re, non si prende rischi. E c'è un walk. E Milicic, non sapremo mai cos'ha. Ma io mi sono arreso. Walk con gli assi. Milicic ha deciso di non farcele mai vedere. Le vediamo solo agli showdown. Adesso anzi mando anche un vocale alla regia live, ve lo faccio sentire, non devo chiudere il microfono, niente. E ringraziate Milicic per le carte bellissime che ci sta facendo vedere tutto anche il tavolo, ringraziate perché è veramente un piacere commentare le sue azioni, eh. Un saluto amici della regia, ecco, così siete anche voi partecipi di quello, inutile chiudere il microfono. Vediamo, per me una volta le vedremo, non si, per errore, perché le sposterà storte tipo e toccheranno il sensore. Non è facile non farle leggere, veramente complesso. Passo due qui. Iaquinangelo, no, da OTG si passa. Simovic, asso 5 off, si farà un link. Per forza le mette, quindi una scelta obbligata. Con la taglia vediamo. Da 100, al Visi niente. Faenza. Passa Faenza K6. E l'Antonino lo sapremo. Milicic non sappiamo, vediamo se è interessato. Tiene troppo in alto, vedi, perché la linea è un po' più sotto. Tiene troppo in alto, la linea è tipo qua. Dobbiamo mettere un po' più giù. Se ci pensa qualcosa... Attenzione, call. Beh, anche perché deve aggiungere veramente poco. Ripassa, asso 5 contro... Poi la taglia è ingolosito lui. Ne ha già fatte 12, 13, 14... Neanche la dealer ce le fa vedere. Arrivano KK, tutto standard. Devono inserirlo ovviamente perché K dama su 5. Ma qua scontro tra stranieri. Qua Simovic 86%, 5 out, scala, nel dubbio scala, anche se a sua alta bastava. Quindi Asimovic, errore di prima, cioè errore, scelta un po' così, non condivisa, con l'asso 5, ha trovato. Ha detto che stavolta andava meglio. Se io faccio quel fold lì, dopo qua, questo non lo vinco mai. Scelta KK dama. Stavo per dire KK dama. 0% no, c'è asso asso. Mosca. Vediamo di riprendere. Aspetta, Mosca, Harry, pronto? Batti un colpo. Che adesso è anche BB. Pensa che splittano, no. Mi sembra, fanno tutte e due scale. È small blind adesso. Asso 2 forse. No, asso 2 Iaquinangelo avevo. Okay. Adesso lui dovrebbe essere SB, Iaquinangelo BB, quindi UTG da Asimovic. Allora, adesso Asimovic voglio sbizzarrire. Asimovic da UTG potrebbe fare raise 2 per un po' festeggiato, tipo quello di prima con Jack 5, con 12 bui. Ce l'hanno sta cosa. Ecco, vedi, dama 9S, qua potrebbe farlo. Vediamo. Passa. No, pensavo ha preso una linea, adesso la mantiene più o meno. Faenza via,
più lui, più Milicic che potrebbe sì, da bottone Olin di rottura. Ma che prima comunque è abbastanza standard il colpo con Kappadama. È il più estroverso. Poi tra l'altro vede anche carte, più di altri. Mm. Infatti apre, ma non pusha. Mm. Questa già è un segno di debolezza a questo livello. Sì. Non dovrebbe aver tantissimo. Però ha fatto 120, poi ha fatto 123 per. Si vuole inventare qualcosa di Aquin Angelo? Che non... sta guardando se potrà, se ha l'opportunità di difendere, perché sicuramente... E poi gioca al board. Milicic è un po' più... Milicic è un po' più tellato magari rispetto ad altri oppo. Non mi piace. Neanche a me, però boh, ora c'ha in mente... un piano, 9-8, non stop and go, bui, non mi piace. Però okay. Momenti c'ha ragione lui, qua vanno rotti probabilmente se Milicic ci ha aperto standard con l'asse, l'abbiamo abbiamo si va senza chiedere permesso, senza sapere le carte, ma l'abbiamo capito. 8-9, cosa vediamo, ma sai che ce l'ha di asso, dici? Ma boh, per me c'ha tipo c'ha il 6 basta, c'ha il 6 preso. Ha fatto un... vedi che c'era qualcosa? 8, attenzione, l'8 è bellissimo per gli Aquin Angelo. Scala nel dubbio. Signori, tutta la curva sud qua dei ragazzi partenopei sta risultando, gli Aquin Angelo vola 8,40, Milicic qua. Un'apertura di... bravo, un'apertura di rottura. E qua gli Aquin Angelo un po' se l'è sentita. Dice però sì, difendere sto 8 e 9 è un po' azzardato, però ha avuto ragione lui. E vola gli Aquin Angelo. È bravo lui, 5 giocatori left, Mosca adesso lo prendo un po' in giro. Mosca arranca un altro gradino. Ma lascialo salire che sono soldi. Altro gradino importantissimo per Enrico, che ha deciso ormai di arrendersi alle grinfie dei suoi avversari e aspettare che si eliminino tra di loro. Vediamo, magari riviene Zap con un buio. Contro il visio, chi ci sarà? Non dimentichiamo che Enrico non è sfortunato. Gioca chiuso, Harry, non rischiarla. Domani quando ci guarderà la live ci insulta. Ci dirà ma cosa avete detto. Gioca stretto, i gradini sono importanti, anche se un side può cambiare tutta la trasferta, quindi gioca stretto. Allora... il ruolo è sempre importante. Ah, ecco, infatti. Comunque, dopo che ho mandato il vocale sul play, dovevamo vedere le carte di tutti. Di tutti, perché mi hanno ho detto questo vocale. Dopo un certo punto, Calvin si è sbizzarrito, ha detto GG per lui. Non le vedrà, ma arriverà in fondo. l'altro dalla regia ha detto: dimmi 6 numeri che mi gioco gli altri 84. Effettivamente. Alvisi apre. Alvisi qua. Anche qui, carte non ce le fa vedere. Adesso tocca a lui non farcele vedere. Perché le mettono storte troppo alte. È un UTG fittizio ormai. Sì, ormai. È tutto position qua. E tutti abbiamo l'asse, lo pushiamo, quindi più o meno. D'accordo. Harry comunque card dead veramente. Salvatore passa, rimane a Simovic con 19, ma non ha... ha visto fare prima... non ha lo stack per giocare un blind. Attenzione. Invece sì. Decide di fare mano tecnica con Alvisi. Lì abbiamo sweat, come il famoso format di una volta, sweat with Asimovic, e che con, nel top dubbio Topper l'ha presa, il fold non è quotato, però la cibet di Alvisi, sta cibet di Alvisi, 40, da grinder online proprio, un buio. Non è un trampolino, non me la vedo come trampolino, prima ha passato quando poi ha fatto così. Qui non può far altro che... io credo che tribetti subito. Ha risato 120 a Simovic. Ha chiesto quanto ha dietro. Non era molto convinto. Attenzione che qua Simovic torna anche lui sopra i 500.000, 6,40 per l'esattezza. E Alvisi scende a 900, gli Aquin Angelo si avvicina a Enrico in attesa di... una mano decente adesso da cutoff. Tutti K rimette. K anche meno. Beh, certo. Due carte luminose le chiamiamo. Beh, lui è innamorato di Dama 9, quindi... anche a me non mi dispiace. No? Non la... se dovesse capitargli la push. Dama 9, Dama 8S qua.
Anche off, dai, 5 bui, Harry, qua mi ando facile. 3-2, passiamo. E diamo Enrico, spigliamo insieme. C'è che 8, che le puscia. Già che 8 qua, già tanta roba. Vediamo a 4 passa. No, a 4 è. L'eroe. Quindi rimarranno Asimovic da SB e Alvisi da BB. Asimovic è quello che può chiamare più largo, probabilmente. No, con queste no. Alvisi già tocca le chip, ma le ha... snap fold di Alvisi, scelta timing per... giusto. Scelta perfetta di R che sale a 3.30, piccola boccata sì, ma piccolissima. Ma credo che non si fermi così. No. Adesso abbiamo un altro hijack da Farolin. Anche sul buio di Faenza, che comunque a Faenza se non ha una mano, se non ha una mano non gioca. Canto aggiornato, blind 20.000-40.000, però sono abbastanza veloci nell'action. Meno male. Che ho avuto, anche il piacere, l'onore, di tuo, diciamo così, di commentare tavoli che erano messi così qui. Abbiamo commentato con Magrini, oddio. Che ridere. Con Magrini, il giornal... no, non è al giornalisti. L'incampionato italiano interforze, penso che sia stato uno dei momenti più bassi della mia vita. Eravamo in 35 qua, in questo zona commento, c'erano di tutto, carabinieri. No, c'erano carabinieri, vigili del fuoco, guardie di finanza, polizia, pausa ragazzi, poi vi racconto questa pausa. Vi racconterò. Ma vale far la pausa. Vale, mi hanno scritto la regia. Quindi ragazzi, tra poco ci siamo ancora.
Ripartiti dopo piccolo break, tutti i fold fino a Simovic da bottone, da manove qua, si avventurerà sicuramente in qualcosa che ci sta, eh. Alvisi passa, Faenza, Giacotto. Giacotto... Oh signore, come mai si inventa di andare... Dice, oh basta, Sono stufo, sono le mi avete stancato di aggredirmi, basta, adesso vediamo, tac, 5-5-2. Se, va come se, la, se la combina, bellissimo. Non credo. Check, bet, problema bet, fold, finita la mano. Finita la mano. Check Resolin, bellissimo. No, vado a fare subito un selfie, in diretta. In diretta appaio dalla camera. Claudio, per favore, un attimo. Nuovo idolo. A Simovic qua. In camera. E invece, rimaniamo qui. Rimaniamo così. Iaquinangelo, Alvisi e Simovic sono tipo tutti pari, quasi. Mosca questo, e Faenza i più short. Questo call di Faenza lo fa cadere all'ultimo po'. So, uno stopping inaspettato. Che gli bettava due bui in testa, bellissimo. Magari c'è che 8 capelli a posto. Chi che mi ha scritto i capelli a posto? No, guarda l'intervista al cielo. No, va bene. Grazie mille. Maledetti. Ho il mio socio da grande buio, se non sbaglio. Sì, Alvisi. Quindi devo fare... No, Alvisi, non aprire. Alvisi, lascialo stare a Mosca, poverino. E Zycar Dead. Quelli apri un 7-8 a quadri da bottone. L'abbiamo già visto fare da... Com'era? Mila? Faenza da motto. No, vabbè. Mosca è... Mosca Carded. Avrebbe difeso... Forse avrebbe messo un buio con diverse cose, ma 4-2. 4-2 scende a 6 bui. Però vedete come Enrico sta attaccato comunque al torneo, sì. Rispetta il gioco, attende sciacallamenti di gradini, come gli abbiamo detto in pausa in gag. Però è giusto, lui rideva, ma secondo me è giusto così. Sono dinamiche che racconterà anche nel suo video corso. A sotto va bene, Simovic vede qua tutto lui. Come direbbe un mio collega, è andato in bonus a Simovic qua. 3-3, attenzione. Snap fold di Alvisi. Niente. Enrico qua purtroppo è la sua ultima mano. O troviamo un 4. Purtroppo sì, perché è l'incrocio. O tre picche. No, perché qua tre picche sono facili. Ma solo col lato. Attenzione, ma quante ne sono. Mi sa che sto giro c'è veramente un stop and go. Allora, sto giro gli sciova... No, nel momento più bello. Ma cos'è cascato? Tutto picche, te l'ho detto io. Ah, ma è cascato così? Ma è facile. Ah, ma è un gioco semplice. Ecco perché fa il corso, l'ho capito adesso. Non sa come prendergli. Chiamerà con asse corta alta? Oh. Potrebbe. Sì. Anche perché c'è un botperato. Una roba... E qua sai che... Me la vuoi combinare? Me la vuoi combinare, ma che mi sta facendo lì in concorso? Il 10 vuoi... non dovrebbe averlo, ne abbiamo due sul board. Cos'ha? Simovic qua non c'è cascata. Però Enrico... Guarda, comunque bello davvero. Perde valore perché se lui pusha viene chiamato e raddoppia puro. Quello sì, a saperlo. Però bravo, giocato molto bene, floppato abbastanza male. Colore al flop, bravo. Infatti glielo sta dicendo adesso. Gli ha detto se faccio il flop, pre-flop mi chiami, sì hai call, gli ha detto eri drawing dead. Ha perso valore, indubbiamente. E no, ha detto adesso la cosa dello stop and go, che gli voleva fare lo stop and go. Aveva un altro plan che... Any flop, a parte K dama X tipo, gli avrebbe fatto lì. No,
bugiardo anche dalla telecamera, gli ha detto Simone, si è detto c'avevo asso 8, lui ha detto anch'io stessa mano, però ho fatto colore. Ma diglio che c'hai asso 5, dai. K-dama, attenzione Salvatore Iaquinangelo qua da SB. Apre sicuro, sì, la mano. Fa un ottantello. Apre e non folda sul resto qua. Tutto abbastanza standard. Vabbè, beh, qua non dovrebbe fargli il resto, quindi si alza le mani e 8 e 20 per Iaquinangelo che mostra solidamente K-dama. C'è dell'amicizia. E la curva sud esulta, la curva sud, Iaquinangelo 8 e 20, 20 bui per lui, Alvisi 900 CL ancora, Asimui 600, Mosca 4 e 10, adesso il fanalino di coda è Faenza. Comunque il più short adesso a 7 bui, che il prossimo livello diventerà un dramma. Dramma un po' per tutti. 25-50? O 30-60? Non lo so, ho paura che sia 30-60, visto anche lo 3-40, non lo so, dovrei guardare su. Forse non ci sono più i 5.000 anche. Non ci sono più, esatto, non ci sono più i 5, quindi sarà 30-60. Che ci sta, se no, non vorrei che domani inizia il day, attenzione, passa. Inizia il day 3, siamo ancora qua. E poi dopo ti sei anche appassionato, anche tu. Non vai mica via, stai qua. Limp, mi sembra. Sì. Complete Jack 6. Ma non gliela fa passare dama 10 leggera, secondo me. Invece c'è cercato il viso. Perché sul board è più forte. E invece stavolta. Qua potrebbe succedere qualcosa. Ma no, un buio gli ha fatto. Mette. Compra il 9 in casa. Un buio lo mette. Un buio lo mette sempre qua. Cambia nulla, qua li farà due bui. No, cecca, è brutto. Però è fortunato che non si che non casca niente. Nulla qua, cecca addirittura un buietto a river, no, non si sente di value bettare un piano. Buietto a river qua sul check si può fare, però Alvisi scende, attenzione, quindi il chip leader diventa Iaquinangelo con 8,20, 7,80 al Visi, Asimo i 7,20, chiudono Mosca. Sì. Il chip count che era 1.200.000. Mosca via, Iaquinangelo passa a sua il volta. Leader, nuovo. Asimovic K5 da bottone. È agitato, quindi può aprire. Però qua Faenza. Però sai anche che se Faenza non c'è una mano. Ma però ne ha veramente poche. Chiama tutto, comunque K ci sta. Sì, ci sta. KX suite da quest'ora. Alvisi qua. Torniamo a esserci leader in questo. Dai, sono un bel 200.000. Tribettiamo per piacere, Non si può far call, Sì, si l'ha fatto. 180, fine proprio l'ha fatto. Asso 3, qui avrebbe ha tolto l'azione a Faenza, che avrebbe pushato. Avrebbe pushato sull'open e a Simovic, beccato con la mani nella marmellata. Sì, proprio in flagranza. E qua Alvisi ha detto, ma io sono il chip leader, basta, devo tornare al chip leader. E detto fatto, 9,40 per lui. Scende un po' a Simovic, Faenza, trouble stack, 5 bui. Faenza adesso che sarà small blind su Harry, dove farò l'incom. Beh, lui farò l'incom mano. No? E l'altro chiama con niente, perché comincerà a essere così se non c'è un'apertura prima. Qua mi sa che in BVB intanto vediamo cosa ci fa vedere Iaquinangelo da UTG, un 7 un 6 via. 10-10. Attenzione, Simovic viene comunque premiato dalla carta momentaneamente, poi adesso verrà culerato e dirò che sono un gatto nero, però appena fa un
un errore. Attenzione che Alvisi, queste piacciono, però passa. Saggiamente passa. Eccoci qua. Lo scontro. Vediamo se le carte. Vediamo se le carte. Oddio, la Majak passerà. Passa. Dispiaciuto anche. O risciovano. Risciovano, nada. Non si può fare. Non si può fare. Più classico dei flip, Faenza cerca di raddoppio. Asso K contro i 10. Vediamo se la mia dichiarazione su Asimovic sarà la sua condanna, che ho detto verrà premiato delle carte. Vediamo subito cosa succede. Comunque non sarebbe out. Allora, picche, picche, fiori. Redraw di picche, niente, solo un asso, un K per Claudio Faenza. Boom, boom. Premiato delle carte. È così. Abbiamo l'out. Out Claudio Faenza, che salutiamo. Dunque, buona prestazione per lui. Ha giocato tre mani, Yassi K e Asso K. E non, è uscito quinto. No, è Jack 8. Quanto è terribile questo gioco. Asimovic si avvicina a... al podio. Siamo quasi al podio. Siamo quasi al podio. E Mosca, comunque, con la storia dello sciacallaggio confermata. Qualche due centello in più l'abbiamo qualche in tasca. Spicciolino in più sempre lo prendiamo. Con un bidet davanti, è nei top 4. Ma comunque come punti per la Asso Jack is back, punti preziosissimi, punti per le classifiche, quindi qua ragazzi Mosca Asimovic, comunque le carte lo stanno prendendo, ogni volta che fa qualcosa di mezzo azzardato, errato, la beh, mano qui, dopo qui vedo già che Enrico, a prescindere, ah, sì, prescindere mette resti ovviamente resto. E ovviamente credo che 8-7 no, no. Non ce la fa mettere, quindi 7-40, 2-90 sono troppe. Adesso che si accorcia la dinamica, Enrico verrà fuori molto più spesso. Sì. Sarà un dito nel poi, ma che ore sono? Sì, sarà un dito, un dito nel culo, diciamolo, dai. Scusa già se sentirai questa diretta, mi sono permesso, però è 3.53 di lunedì mattina, il patron non può dire niente, patron dorme. Un ditino, sarà fastidioso come un ditino, basta, non lo ripeto, anche perché ormai la gente si sta veramente svegliando, chi non ci sta seguendo ancora, per andare a lavorare in ufficio, per andare a accompagnare i bambini a scuola, ormai ci siamo, eh. Vediamo se abbiamo ampliato i nostri orizzonti qua. 4-2 fold. Andiamo a verificare. E qui avremo una carta vestita, come si diceva un tempo, probabilmente Rico, Asso 5. Quindi ripuscio un'altra volta. Le mettiamo tutte in mezzo al fagiolone. E K6 sarebbe... Ma K6, non sì. Non ce l'ha. Quindi. E Mosca, zitto, risale a 5-10. Il lavoro di prostata funziona, via, avanti. 12 bui, E così sarà fino alla fine. Quindi sì, qua. Tutti i don, dama, K e assi li pusheremo. Comunque, noi siamo in delay di 15 minuti, come abbiamo detto prima, quindi quando noi stiamo parlando stiamo visualizzando quello che voi vedete da casa. E in questo momento nella delay c'è la pausa, nonostante sia la pausa ci sono comunque 15 spettatori, siamo sempre sui 15 nonostante ci siano le immagini di pausa, sì. Terzo push di fila, sì, adesso si va dritti, è il suo momento, lo sappiamo. Adesso quella storia del dito è tutta vera, e poi se gli altri non c'hanno mai niente è un attimo che decide, tutti fold e via. Signori, Mosca è andato in bonus, ha acceso il turbo, guarda lì, tra l'in di fila ancora ultimo. Cioè un ultimo relativo, perché guarda lì. Adesso è BB. Fa un altro resto, qua è CL. Adesso è BB. E adesso sono quasi tutti lì, eh. Apritegli sul suo BB e vedrete cosa sì. Succede. Sono tutti lì veramente qua. 14, 13, 12, 10, 30, 60, sono venuti anche i blind. Vale tutto, adesso è solo sono proprio aumentati anche coraggio line. E fortuna. A proposito, io devo fare anche l'intervista al vincitore, chissà. 7-4 fold facile. Che brutto quest'ora 7-4. Già K2 sarebbe da pushare da bottone. Sì. Suite tra l'altro. Che qua allora, qua faccio una previsione, qua Harry lo sciova molto facilmente. Dice 4 passa, Jack 6 no, passa, dura. Dico, perché non butta chips, quindi non gioca il board.
Esatto. Anche se sa che Asimovic questi bottoni li apre tutti, li ha aperti tutti, davvero. Anche la prima del final, un po' ripetibile col Jack 5, con gli stacchi che avevano all'inizio. Però Asimovic ha ragione lui, perché ha 16 bui, 970.000 chip, Alvisi segue con 13 BB, Iaquin Angelo e Mosca. Comunque ti stavo dicendo, siamo, nonostante adesso è ripartito nella delay, noi abbiamo 18 spettatori. 18 matti. 18 criminali, 18 che verrete segnalati alla polizia di frontiera. Vi ringraziamo perché a quest'ora 18 non sono veramente, tanti. Ringrazio loro noi perché siamo... Ringraziate anche voi noi perché veramente per noi è una prova fisica, atletica non da poco. Vedi qui... Qua volcato, NASA passa 10,4 e trovava 5,5. Ma ha pagato BB e Small Blind, è sceso già 4,60. Ha pagato 150.000. Tanto esce di Bottone, quindi di Bottone li riprendiamo. Di Bottone smazziamo di nuovo. Qua ho paura che Alvisi, se non vede carte, potrebbe subire questa storia del... sia di Asimovic in BVB. Qua come hai detto tu, Harry, qua adesso nonostante abbia 7x è favorito. Cappotto dovrebbe pusciarlo. Cappotto S? Sì, dovrebbe pusciarlo sempre. Iacomino Angelo passa. Tra l'altro diamo a Simovic. Chiama. Qua brutte notizie qua. Chiama perché in 4 brutte notizie per Rico qua. È un top range, non folderà mai, non può passare, sarebbe criminale. Cioè prima ha passato asso 5, ma forse c'era una dinamica un po' diversa qua, non lo folda. Io dico che non lo folda, metà stack sì, messo, poi scende 8 facile, però... scontro sfortunato qua sull'incrocio, che lo può essere callato a tantissime mani, ma Kjack proprio è una delle più brutte. Andiamo alle carte, Enrico. Però 8, vedi, io l'ho detto, cioè, voi non mi credete. Incredibile, incredibile. Attenzione, solo 3 Jack nel mazzo. Niente. Quando uno è più forte. Signore, se volete fare il corso col signor Enrico Mosca, avete capito il perché. È cascato un 8 sull'annuncio anche del buon Max, ma è tutto giusto comunque, ma sì, male standard, eh. È tutto giusto, poi non c'è nulla di sbagliato in questa move, quindi a quest'ora chi sta guardando di sicuro sarà qualcuno, e adesso attenzione perché credo che preparato ci blinder abbondantemente, signori, si è ribaltata la faccenda qua. Mosca ci plide, signori, 1.010.000. Alvisi 8,30, Iaquin Angelo 7,20, Asimovic 450.000. Era già il più favorito. E adesso ragazzi, le quote su dei bookmaker sono molto basse. Siamo andati over 20 comunque nella live. Ecco. Facci vedere le carte, Henry. Deve ancora, sta mettendo a posto lo stack. Troppe chips. Troppe, non sa gestirle. Neanche il Milano non riesce a gestirle. Io la mia previsione ce l'ho, non la dico, walk su Alvisi. Io ho una sensazione che Mosca, a posto. Mi tolto le parole. Che tra l'altro hanno giocato, credo, quasi tutto il pomeriggio uno a fianco all'altro. Molto almeno era lo stesso al tavolo. Io faccio questa previsione anch'io stavo per dicendo la stessa cosa. Con Alvisi che pazienza, però è paziente lì che aspetta. Alvisi comunque, amici da casa, 5-5. Allora io qua sarei curioso, qui dovrebbe tutta la vita pusharla, non aprirla, però vuol tenersi quel piccolo margine di, ma che si fanno linee qua, cosa c'è? Puoi passare, metti il dubbio agli altri, non fartelo venire. Concordo, io faccio il link così evitiamo di mettere dei dubbi, che però dovrebbe finire uguale, per carità di Dio. Harry passa e Sasà si mette a 8,70. Sasà 8,70, quindi primo e secondo avremmo le zappe in questo momento. Per ora si sta confermando quello che abbiamo detto.
Alvisi dietro le quinte con 8.30 e Asimovic adesso che è il più short con 4.20, dopo aver perso il colpo sfortunato con Enrico. Mi sembra di capire che ci sia un cambio dealer, vedendo le cuffie che sono state letteralmente lanciate dal dealer. Non vedeva l'ora di andare in pausa, ci sta. Quindi tornano le unghie rosse di Sara? Mi sa di sì. Vediamo. Sono solo le 4 del mattino. Sì. Non mi sembra un'ombra femminile questa? Vediamo. Allora, a meno che con l'acetone si sia tolta lo smalto, non mi sembra Sara. Quindi abbiamo un cambio dealer, non è Sara. Non è Sara neanche la distribuzione, quindi non si è tolto lo smalto con l'acetone. Confermata la nostra previsione. Attenzione, è arrivato un messaggio. Luca Orru, garantito per ora? No, garantito no. Garantito. Allora, se la famiglia Aesop sposa questa, diciamo, metodologia del non garantire. Ovviamente c'è nelle locandine il discorso expected. Qua non mi, sai che non mi dispiace. Sai che non mi... perché alla fine... Comunque stavo dicendo, allora Luca, dite al grafico di mettere il payout. Allora, caro Luca, ti dico, il payout, noi non siamo... è un torneo comunque che ha fatto... Quanto ha fatto? 130 entries? Ne ha fatte? Forse di più. Forse qualcosina, 138 forse. Poi il grafico a quest'ora noi non possiamo dirgli di mettere la payout, il grafico dorme. C'è quest'ora. Marco Grafico. Marco Grafico, che era un terzino dell'Albino Leffe, 78-79. Snappino snappi, come sono i premi? Allora, adesso vi risponderò a tutti. Il primo prende una prima moneta over 3.000. Qui abbiamo... Vi posso dire questo. Allora, Iaquin Angel ha fatto complete, mi piace, sperando nel tuffo di Asimovic. Che non si tuffa. Che non si tuffa, però un attimino gli è venuta una voglia strana. Trappolone avvenuto con successo. Ma il problema è che Asimovic non c'ha proprio nulla. Nulla, però se c'è anche Tarn, Sasà... Adesso c'ha... È un gaccio. Double gaccio. Double belling. Se noi le vediamo è facile, no, call, no, call, giuro. Sai che se fa check qua Sasà Simovic faceva il resto diretto? Ciao, buonanotte ragazzi. Ragazzi, guarda Sasà, guarda lo sguardo del killer, guarda, questo è lo sguardo del killer. Value che non passa. Sguardo del killer. Abbiamo le limitazioni. Bravo Sasà qua. Abbiamo nice limitazioni. Hand. Bravo Sasà, tutto perfetto. L'eliminazione. Sfortunato a Simovic perché il jack proprio lo fa, gli fa mettere lo stack. Però bravo Sasà. Siamo rimasti in tre. Abbiamo compiuto, podio, signori Mosca, riesce a smangiucchiare un altro gradino. Bravo Harry, comunque, complimenti. Che alla fine conta il risultato. Conta il risultato, però smangiucchiatore professionista di gradini. Iaquin Angelo, chip leader, 1.320.000, Mosca 8.60, Alvisi 8.30, siamo arrivati al podio. Questo sarà il momento più noioso forse del e le views continuano a aumentare, cioè rischiamo di arrivare over 30 qua, eh? Over 30 sarebbe record visto l'orario. Magrini direbbe, ma questi 30 qua, ma non lavora nessuno, non c'avete niente da fare. Allora, perché Henry ha foldato? Ah, perché c'è solo BB. Ok, c'è solo BB. Qua Sasà mette pressione. Bravo Sasà. E Alvisi passa. In questa sala l'avevo detto. Da oggi, quando l'ho visto al tavolo, Sasà live mi piace molto. Gioca molto bene in position, anche oggi l'ho guardato qualche spot, tutto giusto, ho fatto un check bellissimo al river con uno con scala che ha detto, poi gli ha detto
ne aspettavo altri che ti buttassi in coppa la piscina vuota. Cool. Gli ha detto una roba del genere, gli ha detto, gli ha cercato Scalarive, fa tutto abbastanza giusto, mi piace. La nostra previsione potrebbe avverarsi. Capotto, gli Aquinangelo, che attacca ormai tutto. Eh sì, bravo. Bravo qua. 120, 2 per. Alvisi SB, non sappiamo. Decide di chiamare. Chiamare non sappiamo con cosa. E Mosca passa. Mosca qua, non lo so, 60 per 4 e 20. Io non lo so se passo qua. 60 per 4 e 20. Ma di stacco, perché questo è un torneo delicato. Quello sì, però 60 per 4 e 20 qua... Non dico che senza le carte devi far colpo. Non è un azzardo che devi giocarti... Allora, qua Alvisi non sappiamo cosa abbia, però... Fuori posizione... Via, quindi Angelo qua sta preparando la cibet, mi piace. Per scoprire cosa abbiamo da di là. L'asso Alvisi non ce l'ha. No, perché lo avrebbe. Dovrebbe avere sempre una Broadway. E dall'instant fold una Broadway. Con assenza totale di quadri, quindi... E gli Aquinangelo, ragazzi, mette il turbo, ragazzi, la curva sud sarà lì a festeggiare, a seguire il proprio Beniamino che sale a 1.680.000, seguono Mosca 7.40 e Alvisi 5.90. Allora, vediamo qua com'era. Vediamo questa nuova mano. Tutto abbastanza fast, mi piace. Anche i dealer, bravi. Vediamo un po'. Alvisi passa, Mosca... Via. Non intende regalare niente. Ha notato che Alvisi... ha notato che Alvisi adesso un attimino un po' su... Ha tirato i remi in barca. E quindi Harry ha detto, magari rimango anche con 7-8 BB, poi provo magari a giocarmi le zap. La sta vedendo un po' così, perché Aquinangelo adesso giustamente all'alto del suo stack sta credendo tutto. Qua questa non si può aprire, soprattutto sul buio del Visi che è il più short. Aspettiamo che Aquinangelo faccia il lavoro sporco e ecco, direi che abbiamo anche la mano per farlo. E qui se c'è una mezza mano andiamo, si va allo showdown, signore. Olin Alvisi passa, qua gli Aquinangelo. Altra smangiucchiata, 1.830.000. 30 sommando il secondo e il terzo. 30 bui non che non, hanno, non si possono avere a quest'ora, è bellissimo. Non hanno le fish del primo. Con 3 milioni di fish in gioco circa. Quindi adesso abbiamo prima a parlare di buon Sassà con K6, però sto giro non lo aggredisce. Bah. Su Mosca, no, aggredisce pure questo. Li apri. 120, standard, 2 per, Alvisi via e Mosca via. Guarda le... un 9, un 3 abbastanza schifato e le fold. Qua sta prendendo una piega abbastanza importante, eh? Anche perché adesso diventa 40-80, tra poco. Ma sta giocando giusto io qui in Angelo, tutto giusto. Io pensavo passasse qua, pensavo passasse perché era la situazione che probabilmente Alvisi avrebbe messo quei 6-7 bui su Mosca, era uno spot, sai quando c'è lo scontro dei due short, in teoria era adesso, invece avevano niente entrambi. Concedere i walk adesso è sbagliato. Quindi. Adesso bottone Alvisi che potrebbe fare resto qua. Non credo. Un po' di noia, un po' di stanchezza. Hai indovinato tu. Per come ha condotto. Qua direi.
Vediamo se Iaquinangelo potrebbe essere mano... se Iaquinangelo no, no sette. Colpo finale di Mortal Kombat. Allora, questo è un colpo importantissimo per entrambi, perché chi lo vince un 60-40, chi lo vince va praticamente in zap. Attenzione, vediamo. 70... Se casca un 3 è finita la regola. Se casca un 3 è finito tutto. 10 no. Finto questo. Enrico purtroppo, brutta, viene scoppiato stavolta lui. Stavolta subita lui, rimane con le briciole, veramente. E l'olin di stanchezza, di noia, di non vedo carte, di Alvisi. È riuscito a trovare fortuna, Harry qua è rimasto veramente con due buie e mezzo, un disastro per lui. Alvisi risale a 1 milione, che comunque sono ancora pochi rispetto a quelli di Aquinangelo. Flop sembrava bello bello, invece Tan è stato un disastro per lui. Arriva lui, bello bello. Quindi adesso adesso è finita. Adesso è bottone Harry che farà all-in senza guardare le carte. È il tuo. Olom, tanto ormai è solo questione di meglio far resto adesso, un raddoppio a caso. Dopo devi mettere, dopo gioca per 90, no scusa, gioca per 90, esatto, più il suo ante. Alessio Giacalone dice dai è grandi, ciao Alessio. E Snapino Snapi dice ancora mai premi. I premi, ragazzi, è all'in, giusto? 7-5. 7-5, one gap, mano bellissima. Iaquinangelo passa, domina, mano che... No, no, ma no, no, non si può, no, l'errore no, più grande della loro vita, no, l'errore più grosso della vostra vita. No, ma non state bene. Avete fatto l'errore più grosso della vostra vita, double up al contrario. Vabbè, Iaquinangelo, beh, doveva mettere anche lui. Sì, ma dama 5 non può passare. 150, deve mettere 120. Sapendo che avrebbe fatto quell'azione lì con qualunque carta. Anche Alvisi deve mettere 8-3, dai. No, ma se metti gli Aquinangelo l'altro passa, è giusto non dare un triplo A, per carità. Sì, quello è bravo, esatto. Però boh, vabbè. Miracolo sportivo per Enrico. Vediamo cosa succede adesso. Adesso che poi è di BB, gli Aquinangelo passerà a bottone. Adesso viene fuori Alvisi, fold. Mi sento Lina su 6. Asso 3, si va. Allora si va, è un colpo abbastanza vicino allo split a volte, adesso ho parlato, succederà sicuramente. Vabbè, qualcosa. Però tre fiori cascheranno. Abbiamo tre fiori e o tre picche. Ma cascano tre fiori fa. Dici che fa sta roba qua? Può essere. Attenzione. Faccetta dice, aia. Picche, no. Però, stavolta siamo vicinissimi al dead. Ecco, finito. Tutto finito. Finito. Vado a consolare il mio amico. Buonanotte. Valla qualunque river sia. È un 2. Buonanotte. Ci vediamo domani. Grazie per la compagnia. Salutami Harry e attendiamo che inizia le zap. Ciao Max, ciao. Iaquinangelo contro Alvisi, aspettiamo che inizi le zap. Adesso vediamo dalla regia se mi danno info che ci sarà un break, ma non penso. Penso che giocheranno già subito. Attendiamo. Sì, pausa e zap, ragazzi. Quindi a tra poco. Ci sentiamo tra pochissimo. We'll be right back.
amici e amici, siamo tornati live per queste ultime battute, le zap tra Salvatore Iaquinangelo e Darwin Alvisi. Allora, per chi ci ha chiesto la payout, amici da casa, comunque stanno giocando un zap in cui il primo prende 3 e il secondo prende 2,50, quindi una forbice di 1000 che comunque in questi tempi non fa mai male. I giocatori TM sono stati 11. In questi 11 TM abbiamo 11° posto per Bartoli Luca, Antoniazzi Filippo 10°, 9° Cataldo, Aldo Valletta, Belli Vincenzo 8°, è stato il primo eliminato del TV Table, Di Bello Pasquale 7°, 6° Milacic, 5° Faenza, 4° Asimovic e 3° Enrico Mosca. Quindi adesso c'è uno scontro tra Campania e la Romagna, quindi Alvisi, membro dei Golden Boys, vediamo se i Golden Boys riusciranno a aggiudicarsi il titolo di questo super che io ho il buon Sasà si aggiudicherà titolo e trofeo. Attenzione, Tarnan 2, che qua Sasà prova a bettare, mi piace. Sasà comunque sta facendo tutto giusto e corretto, sta giocando veramente un bel poker. Anche il colpo con Asimovic con Assotto in BVB mi è piaciuto molto. Si aggiudica il piatto, sale a 1.910, Alvisi 1.090, blinds 30.000, 60.000. Allora, bottone Alvisi, K10 off, ha sciovato diretto qua, non troverà nulla. Attendiamo una nuova mano. Allora, Iaquinangelo completa con Dama Fante, Alvisi check 8 e 4. Attenzione qua, attenzione, top pair per Iaquinangelo, Alvisi ha preso bottom, mi piace la condotta di Iaquinangelo. Check top pair, danno un 7, è qua, vedi, prende valore dal 4 di Alvisi. Tanto del Visi, resa 200 di Iaquinangelo. Passa al Visi e Iaquinangelo sale a praticamente 2 milioni, il doppio delle chip del suo avversario. Balance 30.000, 60.000.
120.000 per Alvisi, Minirese, Iaquinangio, 10 e 4 a Fiori. Allora, Jack 5-9 con un fiori. Oh, l'Indy Alvise addirittura. Vabbè, qua. Fold agevolmente Sassà. E Alvisi sale a 1.130.000. Allora, nuova mano, vediamo, il primo a parlare sarà Salvatore Iaquinangelo. C'è l'open da bottone. 150 l'open. E passa agevolmente Alvisi. Non sappiamo le carte di Iaquinangelo su questo open. Però diciamo che da fine zappa è abbastanza standard aprire quasi il 100% dei bottoni per mettere un po' di pressione al suo avversario. Cambio dealer nel frattempo, ultime battute di questo super KO che ha registrato più di 120 ingressi, questi 120 ingressi che hanno generato un price pool importante e delle gustosissime taglie da 100 che si sono state lanciate ai tavoli tra i giocatori, questo knockout che comunque fa sempre dei numeri ottimi per questo evento ISO. E qua Alvisi da bottone apre 140 e Iaquinangelo un 8 e un 5. Non vediamo le carte di Alvisi, ma vediamo quelle del buon Sassà che difende da BB 8 e 5. Attenzione, Jack 8 4 tutto fiori. L'hai detto proprio in dialetto stretto. Non abbiamo visto le carte del Visi. Qua Sassà ha passato l'8. Board abbastanza complesso. Jack 8-4, tutto fiori. Fold abbastanza facile. Quindi il Visi risale a 1.210.000. Iaquinangelo 1.790.000. Allora, c'è cioè il complete di Iaquinangelo con Asso 6. All in call, attenzione, Asso 6 di Iaquinangelo contro, vediamo le carte di Alvisi. 9-9, addirittura, non è neanche un flip, non pensavo. Qua l'ha fatto diverse volte, Alvisi. Attenzione, 5-8-6.
Tarnum 3 e River Dam, attenzione, Alvisi, zampata di Alvisi che sale a 2.420.000. Gli Aquinangelo scende a 580.000. Attendiamo il conteggio ufficiale, vediamo un attimo. Vediamo il count, adesso 2.420.000 per Alvisi e 580 per Iaquinangelo, rimane con 9 BB. Mi dicono pausa ragazzi, quindi sarà una piccola e brevissima pausa e poi ripartiremo con le zap. Intanto chiudo il microfono. We'll be right back.
La parola passa al Visi da Bottone. Olindi al Visi. Passa Iaquin Angelo, un 5, un 4. Iaquin Angelo, dama 6, all-in, attenzione al Visi, dama 8, qua, col di al Visi con dama 8, andiamo allo showdown, è un 66-34 come ci suggerisce la grafica, per Iaquin Angelo, solo un 6, flop è bruttissimo. Solo un 6, un 7, un 5 per lo split, una dama che regala la vittoria, signori, Alvisi, membro dell'Italian dei Golden Boys, si aggiudica questo super che io, 3 milioni di chip, tutte le chip in gioco sono sue, complimenti, bravo anche a Sassaia Queen Angelo che ha fatto un bellissimo torneo, gli facciamo i complimenti. Ragazzi, ci vediamo domani per il tavolo finale del Main Event. Grazie per essere stati con noi e buonanotte. Ciao!